Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Johnny 8. Continuiamo la nostra carriera sul tennis. Nell'ultimo video ci eravamo comprati la nuova racchetta, una Wilson, che ci andava a dare un pochino più di potenza e non vedo l'ora di provarla. Avevamo già messo le carte, quindi io direi di partire subito con il torneo. Non abbiamo abbastanza monete, cavolo. Poco male, ci andiamo a vendere qualche carta e cerchiamo di fare le monete. Andiamo a rifare le monete. Vendi per monete. Dobbiamo arrivare a 800. Ci arriviamo tranquilloni con tutte quelle che abbiamo. Tanto sono carte che per la maggior parte non uso. Almeno libero anche un po' di spazio. Queste qua argentate. Ok, adesso le abbiamo le monete. Le abbiamo. Presumo che il nostro torneo finirà quasi subito perché vado ad affrontare l'Australian Open, ragazzi, The Melbourne Millennium, e ho paura che ci siano già dei nomi altisonanti. Schubert, Medvedev, che ci ha già eliminato. Ma proviamo, ragazzi, proviamo, non si sa mai, non si sa mai. Il nostro cingomma è carico, quindi andiamo, ragazzi, ce la facciamo. Magari la prima, infatti, c'è poco dislivello, ce la possiamo anche fare. Abbiamo 33 noi, 40 l'avversario. Sono 3 set, 3 giochi, ragazzi. Buon inizio del nostro cingomma. E ci serve un ace. Facciamo riconsumare un pochino di vigore con la carta. Troppo tardi il colpo, ci ingomma. 30 all. Ottimo ragazzi, palla break subito sfruttata, 1-0, subito il break per cingomma. Fuori di poco, la potevo contestare ma avrei sprecato il challenge, mi sa. Palletta corta, troppo presto, meno male l'avversario ci ha colpito al volo. Alonso, 40-0. Out.
2-0, ottimo ragazzi, ottimo. Bene. Raggiungi un break point, la nostra missione, per avere qualche bonus. Ce la dovremmo fare sicuramente. Teniamo bene questo scambio. Affossiamoli ancora un pochino il vigore. Lo mandiamo a zero. Lo facciamo sfiancare, ragazzi. Lo facciamo sfiancare. Deve capire con chi ha a che fare subito. E lo sta già capendo. Brutta cosa questa. 15-30. Eccola qua, palla break, ragazzi. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Nonché set point. Eccolo qua, ragazzi. Un 7-0 per Cingomma. Grande Cingomma. Andiamo, serviamo subito. Brutto questo dritto a rete, veramente un errore gratuito. Gratuito, ragazzi. Abbiamo un po' perso il tempo su questi ultimi scambi. Vediamo di ritrovarlo subito. Perché quando lo ritroviamo non ce n'è per nessuno. 15 all. Quiet, please. Thank you. No, erroraccio questo qua, erroraccio. Non ci voleva. Servizio dritto di Cingomma, grande. Abbiamo già lasciato fin troppi punti all'avversario. Servizio e rovescio a incrociare. Questa racchetta non è male. Non è male per niente. Vediamoci una pallettina corta, ragazzi. Anche lui l'ha fatta. Brutta. Lo scambio a rete che vinciamo noi. 40-30. Anzi no, 1-0, abbiamo vinto il game. Pensavo di essere sempre sul 30 pari. Palletta corta. Ottima palletta corta, che ci apre tutto il campo di là. Ma non lo sfruttiamo, peccato. Questo però è un bel passante. Ce la piazza sulla riga Alonso, ce la piazza sulla linea, ma ci ingomma con un gran passante. 0-15.
lunga, lunga, lunga. 0-30. Love 30. Palletta corta che risponde malamente. 0-40, palle break, 3 palle break, ci portiamo sul 2-0, ragazzi, andiamo, poi si va a servire per il match e si avanza. Mi sembra che il nostro avversario era già pronto e definito, era Schubert se non sbaglio. Sarà un bel match da vedere. Eccolo là, 2-0. Avanti così, Cingom, avanti così. Brutto servizio. Palletta corta. Ci apriamo il campo, tirala bene. Peccato. Ma sbaglia la volée. Alonso sbaglia la volée. Con la sua fascettina, tutto felice e contento, ma... non basta per vincere questo match, non basta. Brutta palletta corta. Brutto, brutto, tutto fuori tempo e scordinato Cingom. Si è un po' rilassato adesso. Si è un po' rilassato. Sbescione da fondo campo, ragazzi, bella roba. Grande, e se la ride il nostro Cingom, felice. Che sa che sta per andare a vincere questo match. Il primo turno dell'Australian Open. Altrimenti detto The Melbourne Millennium. Perché non hanno i diritti nel gioco degli slam originali. Ma a noi ci cambia poco. Palletta corta, vediamo. Bella palletta corta questa qua. Ha provato a tirare il passante, ma ha avuto troppa furia e la palla va fuori malamente. Di nuovo match point. Vediamo di fare un gran punto, a meno che non sbagli l'avversario. La vorrei chiudere con un bel vincente, invece no, la chiudiamo così con un errore di Alonso e passiamo il turno, ragazzi. Si passa il turno e si va ad affrontare, presumo, Schubert. Andiamo a vedere, ci siamo vinti anche 1000 soldini, che male non fanno assolutamente. Esatto, abbiamo Schubert, ragazzi, il francese Schubert, un pochino più difficile. Vediamoci dopo chi potremmo avere e dopo avremo, ragazzi, il nostro Medvedev. Medvedev che, come ricordate, ci ha già buttato fuori in un match precedente. Non mi ricordo in che occasione era, in quale torneo era, ma mi ricordo bene la sconfitta subita. Quindi vediamo un po'. Questo qua è già un pochino più forte, sarà più impegnativo, ma ce la potremo fare lo stesso. Ce la potremmo fare lo stesso. Quindi andiamo. Concentrazione al massimo. Sicuramente avranno una percentuale di errori più bassa rispetto a quello di prima. Intanto però 15-0. Dobbiamo essere quasi impeccabili noi in queste partite. Proprio così, colpi perfetti e precisi sulle linee e lunghi, ragazzi, soprattutto profondi. Più profondo è il campo, più difficoltà ha l'avversario a rispondere. Diamoci una palletta corta. Vediamo che succede con questo. Ottimo, 40-0, 40-0. 40.
È il momento di una palletta corta adesso. Eccola. Un po' brutta. Un po' brutta, riproviamola, ma non occorre. Fuori. 1-0, 1-0. Ottimo, 0-15 ragazzi. Love 50. Palletta corta. Ah, ci ha provato in lungo linea il faravutto, ma gli va male. 0-30. Ci voleva fregare a quella barriera con il lungo linea, ma non è nelle sue qualità, e allora per punizione io gli affosso un pochino il vigore con la mia cartina. Palletta corta che è in fondo al campo. Sono pallette corte un po' strane, evidentemente dobbiamo aumentare il livello della volée della smorzata, perché sono pallette corte non proprio corte, perché sono a metà del quadrato del servizio, quindi diciamo che sono prendibili assai. Ah, linea, ma ci ingomma, smash in diagonale, un grande smash, e si va a prendere il break ragazzi. 2-0, 2-0, serviamo per il set. Ottimo, 15-0. 15-love. Out. 30-0. Il nostro avversario ha pantaloncini brutti come la nostra vecchia maglia, che finalmente abbiamo cambiato. Veramente, chi ha ideato quei colori e quella forma non si sa bene come ha fatto a venirli in mente. Proviamoci una palletta corta, palletta corta. Questa è bella. Ci apriamo il campo bene dalla parte opposta, ma non lo sfruttiamo. 40-0, set point. Andiamoci in gomma. Facci sognare, facci sognare. Eccolo là ragazzi, 1-0, un set a 0. E la nostra strada prosegue. Secondo set. Zero 15. Love 50. Ah, ho fatto una palletta corta, ma infatti ci smescia. E è venuto fuori un troiaio. Ma va bene così, va bene così. Ci rifaremo, d'altronde anche lui qualche punto deve fare. Magari un ace a questa barriera non si doveva far fare. Un ace a 147 km orari. Una scarsità proprio allucinante. Tira il dritto, ma gli scappa e va oltre la linea di fondo. 30 pari.
30-40, palla break. Ce la prendiamo subito, la palla break, conquistiamo il break, 1-0. 1-0. E adesso massacriamolo Cingomma, non diamogli scampo, lasciamolo sempre a 0 negli ultimi game rimanenti. Grande smash. 15-0. 15-0. Per il challenge, perché effettivamente è un po' dubbia, e infatti era, no, era in, ragazzi, era buona e ci dà il punto, era un ace. 30-0, il nostro primo ace. Non so se verrà nelle statistiche contato come ace, ma presumo di sì. Ah, prende anche lo smash, ma la butta fuori. 40-0. Palletta corta. Niente, non riusciamo più a sfruttare il campo aperto delle palle corte. Ma va bene lo stesso, 2-0 e... il nostro avversario va a servire per difendere il set, ma non credo proprio che ce la farà, non ce la farà, perché lo lasceremo a 0. Doppio fallo di frustrazione per il nostro Schubert. Va lunga anche questa qua. Love 30. Siamo a 2 punti dal match. Love 40. Match point, abbiamo 3 match point, ma sicuramente ce ne basterà uno solo. C'è una palletta corta. Eccolo là, ragazzi, e vinciamo anche questa partita. Grande Cingomma, si avanza e adesso toccherà al nostro Medvedev, che sarà sicuramente più dura di queste 2 partite. È passato un pochino di tempo dall'ultima partita contro Medvedev. Vediamo se la strada di Cingomma l'ha portato a essere un pochino più competitivo dall'ultima volta. Non lo so. Vediamo. Andiamo a vedere subito. Andiamo a vedere. 57. È un pochino più forte, noi abbiamo finito anche un paio di carte, speriamo in bene, ragazzi, dobbiamo dare proprio tutto, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo in corpo per vincere contro Medvedev, che come vedete già
è tutto un altro tennis già dal primo scambio. Noi gli affossiamo il vigore finché possiamo e cerchiamo di contrastarlo il più possibile, ma vedete, ma c'è sempre tempo, ragazzi, c'è sempre tempo. Sono stati solo i primi due scambi, cerchiamo di prendere un po' il ritmo di gioco. E vedrete che migliorerà sicuramente la situazione. 30-15. Corri, 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 corri. Buono. Occhio però a questi sbagli di tempo, ci ingomma. Ottimo. 30 all. Teniamo duro ora. 30 pari. Un po' dubbia la risposta sul fondo di Medvedev. 40-30. No, brutta storia questa qua, non andava sbagliata questa qua. 1-0 Medvedev, 1-0 Medvedev. E continua con queste rispostine che li fanno pagare il punto, però, li fanno pagare il punto. Ottimo smescione da fondo campo sempre. 30-0. È un pochino più combattuta dell'ultima sfida con Medvedev, dove ci ha proprio annientati, ragazzi, se vi ricordate, perché ha visto il video. 40-0. Abbiamo dei colpi che finalmente lo mettono in difficoltà. No, troppo presto, lasciamo il dritto, lasciamo il rovescio, troppo presto. Ma va bene, non è niente, 40-15, ci siamo sempre, ci siamo, ci ingomma, possiamo tenere il servizio tranquillamente. Se facciamo così però la rischiamo. Esattamente. 40-30. Ottimo smash da fondo campo che ci vale il punto e il gioco, ragazzi. Uno pari, uno pari. E il nostro Medvedev continua con queste risposte. Vuole metterlo in difficoltà facendoci perdere il tempo con queste palle lente. Palletta corta? Bruttissima palletta corta.
Brutta anche questa, il passante troppo presto. Peccato. Si rinizia con le pallette corte, ma si va a smashare stavolta. Peccato, brutto smash, veramente. Era una buona occasione per il 15 pari. Out. 40-0. 40, love. Quiet, please. Thank you. Non fa ancora passi falsi nei suoi turni di servizio. Gioca veramente bene. Sbaglia pochissimo. Ok, ok, grande cingomba che tiene bene questa volta. Seconda di servizio. Sulla riga. Incredibile. Questa però è lunga. 40-30. Dai, cingomma, che ce la facciamo. Dai, concentrato, concentrato. Inizia anche a essere stanco, Medvedev. Brutto smash. Ma sbaglia la risposta. 40 pari. Incredibile, abbiamo detto che non sbagliava nel suo turno di servizio. Ha fatto 3 errori di fila. Meglio per noi. Palletta corta, bella palletta corta questa qua, e bel passante lungo linea, grande cingomma che si conquista la palla break così, con grande forza. Ci risiamo. Troppo presto, lo sapevo, peccato. Peccato, peccato, dobbiamo rifare tutto. Ma ci siamo, ragazzi, ci siamo. Ah ah ah, peccato. Ma che scambi, che scambi, ragazzi. Thank you.
buono. Torniamo a parità. Dai, cingomba, sfruttiamola, brecchiamolo, conquistiamo il break. Eccolo forse? Eccolo qua ragazzi, 2-1, break point conquistato. 2-1 ragazzi, andiamo a servire per il set. È stanco Medvedev, è stanco? È il momento di colpire adesso ragazzi. No, peccato cingomma, peccato. Gli scappa lo smash. Palletta corta, facciamolo stancare ancora di più. Cerchiamo il campo lungo linea, ma non ce la facciamo. E questa volta è bravo Medvedev a chiudere bene la volée. 15 pari. Concentrato cingomba, concentrato. Non tiriamo via quello che abbiamo fatto prima. Lunga, lunga, 30-15. Siamo a due punti dal set. Troppo tardi, cacchio. Peccato. Ci mettono in difficoltà queste pallette di Medvedev, perché sono lente e ci spezzano un po' il ritmo. E trovarci il giusto tempismo non è affatto semplice. Non molla, non molla. Ah, peccato, gli consegniamo la palla break. Questa non ci voleva. Adesso bisogna difenderla e eventualmente andare ai vantaggi. Segno che Medvedev non ci sta a perdere. Essendo lui un gran campione, giustamente non vuole mai perdere. Ma si deve arrendere a questi scambi, ragazzi, si deve arrendere a questi scambi di cingomma. È lunga, vantaggio nostro, set point ragazzi, set point contro Medvedev. No, ci si fa inculare così ragazzi, peccato. Abbiamo sbagliato la volée. Palletta corta, stanchiamolo. E no, questi passanti, stamattina non se ne imbrocca uno ragazzi, non se ne imbrocca uno. Break point per Medvedev, non ci voleva.
Ottimo smash da fondo. Juice. Un altro ottimo smash, di nuovo set point, questa volta vediamo di sfruttarlo a dovere. Servizio a uscire, ragazzi, servizio a uscire. Va poco angolato purtroppo il servizio. E risbagliamo di nuovo, veramente fuori tempo. Bello, un bel dritto diagonale, lunghissimo e profondo, ragazzi. Di nuovo set point. Palletta corta, vediamo se questa volta va un pochino meglio. Sì, perché la sbaglia, ragazzi. Set point conquistato, 1-0, 1-0, e si va al secondo set. Grande Cingomma, che vince il primo set contro Medvedev. Ottimo, ragazzi, ottimo veramente. Buono smash da fondo, 0-15. Che scambi però, che scambi lottati. Quando sale il livello degli avversari sale anche il livello del gioco, è ancora più appagante, veramente fatto bene e divertente. C'è anche la tensione dello sbaglio, perché queste partite con questi avversari più sbagli peggio è, quindi devi cercare di tirare tutti i colpi almeno buono o perfetto, sarebbe ancora meglio, altrimenti rischi di perdere dei punti importanti. Tipo questo, tipo questo. 15-30. E vediamo che inizia a giocare carte anche Medvedev. Out. 15-40, ci consegna una palla break, ragazzi. Due palle break, due palle break. Ah, la prima la buttiamo via malamente noi, con un rovescio fuori tempo. Ah, bel rovescio lungo linea questo qua. E se la ride, ovviamente. Come per dire, te l'ho messo questo, te l'ho messo Cingomma, non lo prendi, Sta tenendo incollati a un metro e mezzo oltre la linea di fondo, ma ci riconquistiamo un break point. Dai, fai un doppio fallo, dai. Niente doppio fallo. Ah, ce la dobbiamo sudare. Smash, brutta storia, campo aperto,
Abbiamo palletta corta? Brutta palletta corta. La contesto perché era un po' dubbia, però comunque sembrava un pochino più interna e invece niente. Parità. Tutto da rifare, anche il nostro vigore sta iniziando a scendere. Inizia la stanchezza, inizia l'acido lattico nelle gambe, ragazzi. Brutti scambi questi. Era buono partire subito con un break e portarci sull'1-0. Ancora non è detto che non lo facciamo, però si complica la situazione. Ottimo, invece parità di nuovo. Un altro gioco lottatissimo, ragazzi, combattuto fino all'ultimo scambio. Palletta corta non serve perché è lunga. Palla break, dai, cingomma, questa va presa, assolutamente va presa, ragazzi, anche sulla seconda di servizio, quindi va presa ancora a maggior ragione. Proviamoci con la palletta corta. Ottimo, ragazzi, ce la conquistiamo con un passante di rovescio in diagonale. 1-0 nel secondo set. Adesso cerchiamo di servire al meglio, perché sicuramente non vorrà mollare Medvedev, vorrà recuperare subito. Lunga. 15-0. Palletta corta. Ah, l'ha voluta ritirare in diagonale. Non mi ha preso la direzione. Ma 30-0, va benissimo, perché comunque Medvedev sbaglia la volée. Tre palle del 2-0, ragazzi. Di nuovo palletta corta, bruttissima palletta corta che va oltre la linea laterale, dritta in corridoio. Adesso ce la butta lui però nel corridoio, 2-0, e dovrà difendere il match Medvedev col suo turno di servizio. Palletta corta, non bellissima, e neanche la risposta dopo, ma ci basta per avere uno 0-30 e siamo a 2 punti dal match, signori, contro Medvedev, signori. L'emozione sta salendo dentro Cingomma,
che è finalmente riuscito ad arrivare a battere uno dei campioni del tennis, che conta 0-40, 3 match point, signori, 3 match point per il nostro Chingom. Vediamo di chiudere in bellezza questa partita. Non così, adesso è la furia, l'emozione di Chingom, che non sta più nella pelle, vuole andare ad esultare per la vittoria contro Medvedev. Vittoria ultra meritata, tra l'altro, perché ha concesso solo un game all'avversario, solo un game, ragazzi. Forse ci siamo? Ed eccolo qua, si va a conquistare il match contro Medvedev, che se ne torna a casa tristemente sconfitto e potrà andare a dire agli altri campioni del tennis che un nuovo campione sta salendo, ragazzi, sta emergendo, il nostro Johnny Chingom, il nostro tutto fuori Johnny Chingom. Si va a prendere gli applausi del pubblico, super meritati, ragazzi, super meritati, super meritati. Abbiamo fatto anche parecchi errori non forzati, ma va bene, va bene, non ci hanno impedito di vincere la partita, ragazzi, incredibile. E si vince solo 500 soldini. Pensavo di vincerne un po' di più, ma sono tirchi in Australia, sono un po' tirchi. Arthur Gonzalez sarà il nostro prossimo avversario. Ci siamo spianati un pochino la strada, perché adesso per arrivare fino alla semifinale non abbiamo tanti nomi altisonanti. Edmund O'Brien, Babir e Reddy, ragazzi, e dobbiamo battere Arthur Gonzalez. Potrebbe essere fattibile anche avanzare fino alla finale. Di là abbiamo Goffin, Kyrgios, Tsitsipas, Coric, Thiem, Nishikori e non leggo gli altri, ma i grandi campioni sono andati fuori, perché Reddy ha buttato fuori Rafa, ragazzi, ha buttato fuori Rafa, e invece il Roger, se lo vedo, non so quando è andato fuori, se era presente al torneo. Tsitsipas ha eliminato il nostro Fognini, Coric ha eliminato Zverev, e niente, il nostro Federer non lo vedo, quindi probabilmente non era nel torneo. Meglio per noi, una possibilità in più per andare a vincere questo torneo, ragazzi, e credo proprio che ce la potremo fare. Quindi io vi do appuntamento al prossimo video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, seguitevi le mie pagine social, e vi do appuntamento al prossimo video del tennis, e vi do appuntamento anche a domani con un video unboxing molto molto interessante, ragazzi. Quindi mi raccomando, seguitemi e condividete i miei video, mi raccomando, non mancate il prossimo appuntamento. Ciao ciao.